Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo proprio dinanzi alla chiesa intitolata a San Pio da Pietrelcina, ricordiamo consacrata il 1° luglio del 2004. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi attraverso uno stralcio che riprendiamo da un testo di Padre Pio Capuano, con Padre Pio come in una fiaba tra sogno e realtà. Sappiamo, Padre Pio ha vissuto alcuni anni del suo iter formativo a casa, perché costretto da questa strana malattia permessa dal Signore. E quando era a Pietrelcina accadde qualcosa di straordinario, così come era la sua vita straordinaria. Era con Don Salvatore Pannullo. Siamo negli anni 1909, quindi 1916, e in questo periodo lui aiutava sempre il prete diocesano nel ministero sacerdotale. Infatti veniva chiamato affettuosamente da Padre Pio e dai parrocchiani Zitore. Ecco, una volta ritornando dal cimitero proprio con Zitore, giunto in un luogo particolare dove attualmente sorge il grande convento dei frati minori cappuccini intitolato alla Sacra Famiglia, Padre Pio si rivolge verso il prete, il sacerdote, il parroco e dice: «Zitore, lo senti l'odore d'incenso? Che canto di angeli, che suono di campane, non senti niente?» Don Salvatore, sbalordito, rispose: «Ma Piuccio, che ti sei impazzito, ma stai sognando? Qui non si sente né odore d'incenso e né tantomeno sento canto di angeli.» Ma Padre Pio poi subito soggiunse: «Arciprete, un giorno qui», e indicò subito con il dito precisamente un luogo, «sorgerà un convento di frati con una chiesa, si innalzerà al Signore l'incenso della preghiera e il canto della lode». Disse proprio queste parole. Scettico, Don Salvatore subito rispose: «Ma che dici, Piuccio? Ve lo dico io, qui si faranno un convento e una chiesa», disse Padre Pio. Don Salvatore Maria Pannullo, che conosceva la vita santa di Padre Pio, concluse dicendo: «Volesse il cielo, chissà». E tra coloro che erano presenti proprio in questa famosa passeggiata vi era anche il futuro Don Giuseppe Orlando, che poi diventò anche un caro amico di Padre Pio. E tutto questo è anche confermato dallo stesso prete di Pietrelcina, mentre una sera passeggiava con Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo, tra i vialetti del nostro giardino, del giardino dei frati cappuccini. «Piuccio, ti ricordi quella sera a passeggio con l'arciprete Pannullo, quando tu sentivi il coro angelico e le campane suonare a distesa e io con gli altri, appunto perché non sentivamo nulla, cominciammo a ridere, ti deridevamo e ti schernivamo addirittura? Ora», disse Don Giuseppe, «proprio là è sorto il convento e la chiesa, e ora sì che si canta e si suona a distesa di campana». E Padre Pio subito rispose: «Come, non mi ricordo quella giornata». Quello che vogliamo sottolineare oggi è quello che accadde però nel maggio del 1925. Molti furono testimoni di un fatto miracoloso a Pietrelcina. In processione con il sindaco in testa e l'arciprete, benché quasi non vedente, tutto il popolo, preceduto dalla banda musicale, proprio per andare a festeggiare il compleanno di Padre Pio, si recarono nella chiesa del Purgatorio e tutti portarono delle pietre presso il luogo dove doveva sorgere quel convento, quella chiesa che oggi è a Pietrelcina. Ebbene, una gran croce bianca e luminosa, che pareva raggiungesse il cielo, fu vista sopra il ponticello di pietre, restando fissa per circa mezz'ora, poi lentamente scomparve verso il cielo. E un anno più tardi, il 13 giugno, il cardinale Lavitrano benedì la prima pietra.